La pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati, ove non vi siano obiezioni da parte degli auditi. Non essendovi obiezioni, dispongo l'attivazione dell'impianto. L'ordine del giorno reca l'audizione formale di Lorenzo Mineo, coordinatore del Comitato Italiano per l'Assemblea dei Cittadini Estratti a Sorte, politici per caso informati per decidere in merito alle forme di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte legate alla crisi climatica, ambientale, transizione energetica, sostenibilità. Ricordo che l'Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei gruppi della Commissione ha ritenuto di accogliere la richiesta fatta in rappresentanza di un gruppo di cittadini che si è attivato con diversi strumenti: una petizione, una proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata al Senato, una raccolta di firme in corso per una legge di iniziativa popolare. La Presidenza ha consentito che il nostro ospite venga affiancato nell'audizione da Alessandro Berti, attivista di Extinction Rebellion, Samuele Nannoni, vicepresidente di Prossima Democrazia, e Serena Uberti, attivista del 6.000 Sardine. Ringrazio quindi il signor Lorenzo Mineo per la partecipazione ai nostri lavori e cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Corre l'obbligo di ricordare che abbiamo mezz'ora a disposizione, era a partire dalle 14 e 30, siamo partiti un po' dopo, quindi prego. Grazie Presidente, grazie della possibilità che ci viene data oggi di essere auditi, in realtà su un tema che è di grande importanza e che riguarda tutti noi e il futuro della nostra democrazia. C'è spesso grande allarme sul fatto che le elezioni oggi non bastano a risolvere i problemi dei cittadini, tanto che ci allarmiamo per l'astensionismo molto alto. E in tutti i paesi si sta correndo ai rimedi per questo problema, per quella che è la crisi delle elezioni e i problemi dovuti anche a una situazione di campagna elettorale permanente. Ecco, le assemblee dei cittadini o citizen assembly sono un modello di democrazia che non ci siamo inventati e che è il tema di cui vorremmo parlare oggi, è che è un tema che dovrebbe riguardare trasversalmente la politica, non c'è destra, sinistra, centro o sotto e sopra, perché le assemblee dei cittadini sono uno strumento che serve ad aiutare tutta la democrazia, cioè i dati a partire dai tassi elettorali che in tutto il mondo occidentale, secondo anche uno studio del 2020 della Cambridge University, sono in fase calante. Davvero in tutte le democrazie, o quasi, ci devono far pensare che o concepiamo la democrazia come un ecosistema che quindi è fatta di altri strumenti democratici da affiancare alle elezioni, oppure semplicemente il rischio che altre forme democratiche siano percepite come più efficaci rispetto alla nostra. Prevarrà e quindi diventa un pericolo per la democrazia stessa. Ecco perché con il comitato promotore Politici per caso, Informati per decidere, abbiamo studiato dapprima quelli che sono i casi internazionali di assemblee dei cittadini, applicati magari ai grandi temi del nostro tempo, primo tra tutti il tema climatico e quindi assemblee dei cittadini sul clima per in qualche modo vedere come si può fare per emulare altri paesi anche dell'Unione Europea, adesso ci arriveremo, che stanno adottando questo strumento in giro per il mondo. Di che si tratta? Si tratta di un campione di cittadini estratto a sorte di 150-200 persone, che viene messo a confronto con degli esperti, e questa è la chiave, e che è informato per decidere. E quella che può essere la prima reazione di spavento quando si parla di estrazione a sorte, in realtà dovrebbe trovare rassicurazione nel fatto che appunto si tratta di un campione rappresentativo della popolazione che viene basato su criteri statistici, in modo da comprendere tot uomini, magari tot donne, tot nord, centro, sud. In modo proprio da avere questa rappresentatività del paese e poi c'è una grande dose di informazione che questi cittadini ricevono e possono deliberare. Ora, questo modello che spiegherà meglio anche il mio collega Samuele Nannoni facendo riferimento a dei casi internazionali dove è stato adottato, in alcuni casi ha funzionato meglio di assemblee elette che magari su alcuni
temi erano impantanate e c'è stato bisogno proprio delle assemblee dei cittadini per arrivare a delle soluzioni, ma noi come comitato promotore ci siamo posti il tema di portarlo in Italia. Allora abbiamo avviato una raccolta delle firme su una proposta di legge di iniziativa popolare, ma come sapete in queste ore è in corso anche una vertenza con il ministro Colao perché non c'è una piattaforma pubblica gratuita, nonostante per legge dovesse essere dal 1 di gennaio accessibile a tutti la possibilità di sottoscrivere con firma digitale referendum e iniziative popolari. Quindi non avendo una piattaforma pubblica gratuita, avendo costi a carico dei comitati promotori, avevamo lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare, 50.000 firme da raccogliere, per proporre l'istituzione di questo strumento anche in Italia e poi che la prima di queste assemblee si tenesse sulla crisi climatica. Non ha funzionato la strada, visti anche i costi della raccolta firme popolare. Ci stiamo provando portando la proposta in Parlamento, quindi è notizia degli scorsi giorni che la proposta è stata proposta di legge per l'istituzione delle assemblee dei cittadini e della prima sul clima è stata depositata al Senato a prima firma dell'onorevole De Falco e alla Camera a prima firma dell'onorevole Sarli e abbiamo chiesto anche con una petizione per in qualche modo mantenere vivo lo strumento anche dell'iniziativa popolare e far dimostrare che c'è anche un popolo, dei cittadini dietro questa richiesta. Abbiamo chiesto con una petizione, ringraziamo per averci audito oggi anche in relazione a questo, che chiede, di aprire un percorso in Italia, per portare questo strumento e adottarlo proprio sui temi climatici. Ecco, noi allora abbiamo anche una richiesta con l'audizione di oggi che speriamo possa essere accolta. Se si ritiene che questo strumento, che come sarà spiegato è lo strumento che anche l'Unione Europea sta utilizzando per la conferenza sul futuro dell'Europa, lo si vuole adottare anche in Italia, che si cominci magari dall'aprire in questo ultimo spazio di legislatura un'indagine conoscitiva, sarebbe un'ottima occasione per intanto studiare perché l'Italia e i parlamentari italiani conoscano quello che accade nel mondo e quindi aprire un percorso per portare lo strumento in Italia. Ecco, se si cominciasse magari proprio dalla calendarizzazione di un'indagine conoscitiva, questa è la nostra richiesta che facciamo con l'incontro di oggi, ma chiaramente fornendovi anche tutte le delucidazioni e informazioni del caso sullo strumento di cui stiamo parlando. Quindi io lascerei la parola quando la Presidente lo ritiene anche al mio collega Alessandro Berti, che potrà spiegare perché ha intrapreso negli scorsi giorni un'azione non violenta di digiuno proprio affinché ci potesse essere una presa in considerazione di questa apertura dell'indagine conoscitiva e poi anche a seguire il mio collega Samuele Nannoni che potrà passare in rassegna alcuni casi internazionali di assemblee dei cittadini e insieme a lui Serena Uberti. Grazie per la parola, Grazie, Presidente. grazie, grazie a lei. E adesso do la parola quindi ad Alessandro Berti, attivista di Extinction Rebellion. Prego. Ok, grazie. Buongiorno, mi chiamo Alessandro Berti e sono un comune cittadino attivo in Extinction Rebellion, movimento internazionale che ha come terza richiesta l'istituzione dell'Assemblea dei cittadini. Per arrivare agli obiettivi che Extinction Rebellion adotta azioni di disobbedienza civile non violenta. Perché ho deciso di attuare lo sciopero della fame? Perché non c'è più tempo. Siamo disposti a riprendere questa azione e a farla in più persone, più a lungo se necessario. Perché abbiamo paura. Perché vogliamo salvarci e salvare le vite che la crisi climatica sta mettendo a rischio. I fiumi sono in secca, i ghiacciai crollano, l'agricoltura è in ginocchio. Tra poco i piatti saranno vuoti e non potranno aiutarci altri paesi perché la situazione è uguale per tutti, per molti anche peggio. Salteranno migliaia di posti di lavoro e il collasso sociale non risparmierà nessuno perché saranno tutti contro tutti.
La situazione climatica è già fuori controllo. Bisogna agire prima che anche la situazione sociale lo diventi. Vorrei fosse chiaro che non abbiamo più la facoltà di scegliere. L'avevamo 30 anni fa. Adesso possiamo solo cercare di evitare le peggiori conseguenze di una crisi in cui siamo già immersi. Le politiche energetiche, finora basate quasi esclusivamente su fonti fossili, hanno causato la catastrofe ecoclimatica che ci sta già travolgendo. E questa non è una mia opinione, ma è un fatto confermato dagli scienziati dell'IPCC dell'ONU. L'Assemblea dei cittadini possono aiutare i governi a prendere quelle soluzioni coraggiose, necessarie ma impopolari, proprio perché le assemblee sono libere da vincoli elettorali e da legami con l'estrattivismo. Il livello di accettabilità sociale delle proposte prodotte dall'Assemblea è molto alto, proprio perché sono elaborate da pari, da comuni cittadini estratti a sorte e informati. Rappresentano quindi una grande opportunità per ideare e proporre azioni rapide ed efficaci, come già successo in diverse democrazie occidentali in crisi come la nostra. È per questo motivo che oggi mi rivolgo a voi non come membri di una commissione, mi rivolgo a voi come persone, persone che hanno la possibilità di scegliere, avendo in testa e nel cuore il presente dei propri figli, delle proprie nipoti, delle generazioni già dentro a questa emergenza ecoclimatica. Vi chiedo di avviare quindi nel minor tempo possibile l'indagine conoscitiva per arrivare ad avere subito dopo l'estate un'assemblea di cittadini sul tema dell'abbandono dell'energia fossile e il passaggio a fonti di energie rinnovabili pulite. Con amore e rabbia, le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion Italia. Grazie. Grazie. Diceva che voleva fare un intervento, anche se non ho preso nota male. Samuele Nannoni, vicepresidente di Prossima Democrazia, è corretto? Prego. Sì, grazie mille Presidente, grazie a tutte le deputate e deputati per questa possibilità. Io ci tenevo soltanto a fare molto brevemente quello che è un po' il quadro internazionale delle esperienze, giusto per ricordare che la nostra proposta, in qualche modo, come diceva anche prima Lorenzo Mineo, non inventa niente, per così dire, ma chiede soltanto che l'Italia si adegui in qualche modo a quella che è questa innovazione o questa onda deliberativa, come l'ha definita un rapporto dell'OCSE lo scorso anno, che investe da una ventina d'anni il mondo occidentale, quindi Europa e America sostanzialmente, anche se non soltanto. Lo faccio con una storiella, se così si può dire. Nel 2004 lo Stato canadese della Columbia Britannica doveva andare alle elezioni e aveva la necessità di rinnovare la propria legge elettorale, e i partiti si resero conto che erano a un palese stallo e decisero di fare cosa? Di creare quella che di fatto la letteratura riconosce essere la prima grande assemblea dei cittadini dei tempi moderni. Quindi 150 cittadini provenienti da tutta la Columbia Britannica, estratti a sorte in modo rappresentativo della società, riuniti per fare cosa? Per elaborare la nuova legge elettorale della Columbia Britannica. Qualche anno dopo, nel 2011, in Belgio, di fronte all'impasse per cui dopo più di un anno non si riusciva ad avere un nuovo governo, alcuni attivisti della società civile decisero di creare un'assemblea dei cittadini dal basso, autoconvocata, per dare un po' una scossa al sistema politico belga e far vedere come su certe determinate politiche o comunque tematiche, i cittadini potessero in qualche modo dire la loro. Sollevarono anche varie polemiche, perché insomma venne detto: beh, insomma, in Canada ha funzionato, ma perché sono canadesi, qui in Belgio non funzionerà mai perché siamo belgi.
E invece l'esperimento ebbe un grande successo a livello di impatto. Vi basti pensare che ad oggi, a una decina di anni di distanza, il Belgio è l'unico stato che presenta in due dei suoi stati federati, la regione di Bruxelles e la regione dell'Oost-Belgien, degli organi permanenti di questa natura, cioè organi permanenti composti da comuni cittadini, sorteggiati che affiancano le istituzioni elettive. E la cosa interessante è che 2 anni dopo, nel 2013, anche l'Irlanda, con una decisione del governo, decise di indire un'assemblea dei cittadini nazionale per la riforma della Costituzione, e anche lì si sollevarono alcune, diciamo, perplessità. Disse: funzionato in Canada, è funzionato in Belgio, ma qui in Irlanda non potrà mai funzionare. Ad oggi l'Irlanda è alla sua quinta assemblea dei cittadini nazionale. È in corso quella sulla tutela e protezione della biodiversità. Allora, questa storiella, come ho detto, per dire cosa? Per dire innanzitutto che appunto in questi 20 anni le assemblee dei cittadini, ne ho parlato a livello nazionale, ma si sono tenute a livello anche regionale e cittadino, sono appunto un fenomeno che è in qualche modo un po' esploso, come sottolineava il rapporto OCSE che ho citato prima, ma anche per dire che spesso quando qui in Italia si parla di questa innovazione democratica, la reazione qual è? Quella di dire: va bene, ma è funzionato in tutti questi posti, ma qui in Italia non potrebbe mai funzionare perché noi siamo italiani. Ebbene, vi ho appena detto che questa è stata la reazione esattamente anche in tutti gli altri stati, in cui, diciamo, per la prima volta ci si appropinquava a questa nuova forma di partecipazione democratica. Quindi, non facciamoci, per così dire, ingannare da quella che è una retorica che non appartiene solo a noi italiani, ma appunto probabilmente a tutti gli stati. Quindi ad oggi, dal 2004 a questa parte, si sono tenute moltissime assemblee dei cittadini su moltissimi temi. Diciamo che generalmente, si sono realizzate su tre macro tematiche: grandi questioni valoriali, questioni etiche, che toccano un po' la sensibilità di una società dove non ci sono risposte giuste e risposte sbagliate, quindi questioni delicate, e quindi si pensa ai diritti civili, emblematico il caso, uno dei casi dell'Irlanda, che appunto, dove l'Assemblea dei cittadini, ad esempio, lavorarono sul matrimonio ugualitari e anche diciamo, l'abolizione del divieto dell'aborto, che furono peraltro Assemblee dei cittadini seguite poi da dei referendum popolari. Questo è anche interessante, come diciamo una pratica di democrazia partecipativa e deliberativa si possa unire anche a una pratica di democrazia diretta. Oppure l'assemblea che si è tenuta nello stato di Jersey, che è l'isola della Manica, sull'eutanasia, tema che qui in Italia diciamo è abbastanza fresco. Un'altra grande questione sono, diciamo, quelle questioni molto ampie, complesse, che richiedono una riflessione e un coinvolgimento quanto più ampio possibile perché riguardano un po' tutti noi, e quindi le grandi riforme istituzionali, le riforme, come citavo prima, appunto, ad esempio, di una legge che regola i nostri sistemi, come la legge elettorale, e qui appunto si possono citare i casi, vi dicevo prima, dell'Irlanda, ma anche dell'Islanda, ad esempio un caso non strettamente occidentale che è quello della Mongolia. E alcuni stati canadesi, come dicevo prima. E poi ci sono le grandi questioni di lungo termine, dove è richiesta, per così dire, una lungimiranza che in taluni casi può essere compromessa da quelle che sono le logiche tipiche del sistema elettorale, che mirano un po' invece al breve periodo. E quindi ovviamente in questo terzo gruppo rientrano le questioni legate alla sfida climatica, alla transizione ecologica, anche se ovviamente non soltanto, come citava prima il mio collega Alessandro Berti. E quindi ecco, questo per fare un po' il quadro e dire che, qualora appunto l'Italia cominciasse anche lei questo cammino, non sarebbe assolutamente sola, ma anzi, verrebbe da dire, sarebbe in ritardo. Però, insomma, non è mai troppo tardi. Grazie mille. Grazie. Allora, prima di cedere la parola, ha chiesto di intervenire. Voi avete esaurito giusto gli interventi che mi avevate chiesto? C'è qualcun altro che vuole intervenire? Serena Prego. Uberti, Prego, Emilia Serena Sardini. Uberti, prego. Grazie mille per questa opportunità.
Sarò breve, forse non sempre diplomatica, ma oggi è importante la chiarezza. La partecipazione è il primo principio della democrazia e da sempre noi sardine pensiamo che la cittadinanza consapevole sia un pilastro fondamentale della democrazia rappresentativa, che non si esaurisce con il voto nell'urna. Voi parlamentari siete i nostri rappresentanti e un continuo dialogo con voi è vitale affinché la democrazia si realizzi davvero ogni giorno. Ma quel dialogo oggi è evidentemente interrotto e lo certifica il tasso di astensionismo che è altissimo. La democrazia traballa quando il paese là fuori non la sostiene più. Il referendum sul taglio dei parlamentari, al quale noi sardine ci siamo opposte, è stata una terribile lezione sulla mancanza di fiducia dei cittadini nel lavoro del Parlamento stesso. E questo è qualcosa che pensiamo che non possa essere derubricato a incidente di percorso e che debba far riflettere. Noi ci siamo chieste, come movimento, come far tornare a sentire i cittadini rappresentati, come stimolare e anche regolamentare il loro dialogo con le istituzioni, ma anche come le istituzioni stesse possono trovare soluzioni innovative ai problemi che tanto rapidamente si susseguono ed evolvono in questo caldissimo terzo millennio. La risposta noi l'abbiamo trovata nell'Assemblea dei cittadini estratti a sorte, che se approvate nel nostro ordinamento agirebbero come organo consultivo, raccogliendo una partecipazione al contempo rappresentativa, grazie al campionamento stratificato dell'estrazione a sorte di cui parlavano i miei colleghi, e allo stesso tempo anche qualificata, proprio grazie alla fase della formazione. Se noi non vogliamo che la frattura si ampli ulteriormente e se non vogliamo che si continui davvero a ragionare di caste e di popolo, serve una cerniera che unisca rappresentati e rappresentanti. E secondo noi bisogna che il Paese, in senso ampio e alto, torni ad occuparsi dei temi che sono più sentiti ed urgenti. Sul clima la scienza si esprime da decenni, chiedendo che i governi facciano di più e gli obiettivi delle conferenze come Tokyo e Parigi vengono tracciati, rinforzati di volta in volta, chiedendo con più urgenza un cambiamento che in Italia non parte, non sul serio. Con la scusa che i cittadini non capirebbero e che il sistema produttivo ha bisogno di tempo, se ne perde troppo e la ragionevole transizione rischia di vanificare qualsiasi sforzo se messo in opera con eccessivo ritardo. E questo sarebbe tutto perché ragionevole. Se i cittadini estratti a sorte, dopo essere stati debitamente preparati da esperti super partes sulle migliori pratiche per centrare gli obiettivi e averle analizzate, dibattute, ecco, se in quel momento esprimeranno raccomandazioni coraggiose, il Parlamento potrà discuterle, soppesarle, adattarle, adottarle con meno timori, perché saranno stati i cittadini a premere su quell'acceleratore, mentre il Paese avrà ascoltato motivazioni, approfondimenti e dibattendo a sua volta, perché questo è quello che succede nelle democrazie in cui si tengono le assemblee dei cittadini estratti a sorte. I media ne parlano e il discorso torna nell'opinione pubblica ai temi e non ai rapporti diversamente pacifici tra un partito e l'altro. Io mi rivolgo a voi, membri di questa commissione, convinta che tra le vostre fila ci siano parlamentari che vorrebbero veder passare leggi più incisive a tanti livelli e in tanti ambiti, ma spesso l'iniziativa è bloccata dai compromessi, dagli accordi di governo, un governo dopo l'altro. E la tenuta del Paese è sacrosanta, ma proprio per questo abbiamo bisogno oggi di un'alleanza trasversale. Con i soli compromessi non si ammoderna una nazione e senza i cambiamenti necessari oggi la fibra di quella nazione si sfalda anche rovinosamente. E dare la parola ai cittadini in un quadro precisamente regolamentato stimola la crescita e rinsalda rapporti tesi e maltrattati da tempo, quelli tra i cittadini e lo Stato.
Dopo la vostra indagine conoscitiva, penso che le naturali diffidenze verso uno strumento da noi poco utilizzato, ma non nuovo, verranno sostituite dal desiderio di innovare la nostra democrazia per renderla più forte. Grazie. Grazie a voi. Prima di passare la parola alla vicepresidente Muroni, che l'ha chiesta, volevo rispetto ai temi che avete sollevato, insomma, intanto ringraziarvi per, diciamo, la vostra disponibilità e aver messo a parte la nostra commissione rispetto a tematiche che tematiche democratiche che affrontiamo con particolare urgenza, poiché l'emergenza climatica lo sappiamo per tutto quello che sta accadendo e non da oggi esattamente. È l'emergenza del momento e non usciremo dalla transizione o non riusciremo nella transizione se non, come diciamo sempre, con un diverso atteggiamento delle istituzioni al loro interno, tra istituzioni, imprese, ma soprattutto i cittadini e la loro partecipazione attiva. Detto questo, senza scendere nel dettaglio, diciamo, sulla proposta, sulla petizione, e diciamo che noi crediamo che possano essere uno strumento utile quello delle assemblee, siamo anche a riferirvi, permetteteci di riferire da cittadini appunto come voi, rappresentanti di altri cittadini, quello che nella commissione, al di là di quello che segnatamente facciamo tutte le settimane, stamane avevamo le audizioni sul tema della siccità, sempre proposte dai commissari della commissione ambiente unitamente a quelli della commissione agricoltura. Ma sulle due iniziative in oggetto, sulle iniziative in oggetto che avete chiesto, appunto quello dell'indagine conoscitiva, noi potremo avere, poi lascio la parola alla Presidente Muroni per il dettaglio di questo, noi stiamo lavorando alla definizione di una proposta di legge che non abbiamo scritto o non stiamo scrivendo da soli naturalmente, ma insieme a tutta la rete di Kyoto Club, proprio per definire uno strumento e diciamo insistere e sollecitare o anche più di sollecitare, ma appunto una proposta di legge è una proposta legislativa per uno strumento nuovo sulla legge del clima. Sapete bene come noi che l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che non ha una legge sul clima, ebbene pensiamo che questa iniziativa di carattere parlamentare debba essere approvata. Ma lasciando la parola a Rossella Muroni, e l'altro aspetto che vogliamo portare avanti è un'indagine conoscitiva invece su un altro aspetto, che è quello dei diritti delle future generazioni, perché noi pensiamo appunto che il tempo della retorica sia anche in questo senso finito. Sappiamo che ci sono altre esperienze in questo settore, in questo senso sicuramente la conoscerete, ovvero ce n'è una in particolare che è il Galles, che 10 anni fa appunto istituì questa commissione per i diritti delle future generazioni. Ora lascio la parola alla vicepresidente Muroni, poi avevo visto la mano alzata del commissario Zolezzi, poi l'ha abbassata, quindi non lo so. Intanto onorevole Muroni. Sì, buonasera a tutti e a tutti, grazie Presidente della parola. E, innanzitutto ringrazio gli auditi per essere venuti in commissione a darci questo loro contributo. Io credo che trovare un metodo trasparente e direi anche scientifico, cioè regolato in maniera pubblica e trasparente per organizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine a scelte che sono, come si diceva, assolutamente urgenti e che per la radicalità necessaria delle misure che vanno messe in campo se vogliamo vincere la sfida climatica, hanno bisogno di una consapevolezza, di una corresponsabilità e di, appunto, di una partecipazione effettiva e reale dei cittadini e delle cittadine, al di là della molta retorica che sul tema della partecipazione è stata fatta in questi anni. Io credo sinceramente, come diceva Mineo all'inizio, che introdurre delle forme di partecipazione però normate, trasparenti, pubbliche, possa essere un nuovo modo per rinforzare la democrazia al di là delle sfide elettorali e anche per combattere l'astensionismo. Questo è un mio piccolo contributo che volevo dare, come dire, alla discussione più di merito. Però vedendo all'oggetto e anche al lavoro che noi come commissione possiamo dare in accordo naturalmente con la presidenza e con l'ufficio di presidenza della commissione,
Questi due strumenti che ci indicava la Presidente, cioè la legge sul clima e un'indagine conoscitiva sui diritti delle future generazioni, io credo che possano essere due alvei giusti dove inserire il tema dell'assemblea dei cittadini e delle cittadine. Lo dico per una questione di tempistica, in maniera molto pratica e trasparente, e anche per una contestualizzazione che faccia capire immediatamente quale può essere la ricaduta pratica, operativa e veramente il meccanismo innovativo che si può mettere in atto. Naturalmente, diciamo, al di là della petizione che ci avete mandato, sarebbe molto importante, rispetto alle esperienze che ci sono state raccontate, ricevere del materiale che sostanzia anche questa proposta, per far capire che non ci stiamo inventando qualcosa dalla mattina alla sera, ma che invece è una pratica già consolidata o comunque già provata in altri paesi e che davvero può essere uno degli antidoti che si mette in campo rispetto alla, diciamo, alla distanza tra la politica e appunto la partecipazione poi politica a partire dalle elezioni. Quindi, diciamo, se è possibile, se ci sono i tempi, Presidente, su questo non so, volevo chiedere in particolare a Mineo se può specificare meglio che tipo di potere viene poi attribuito a queste assemblee e come si incrocia questo strumento con altri strumenti che ci sono stati, che sono a disposizione poi dei cittadini e delle cittadine. Penso al tema del dibattito pubblico, ancora non utilizzato nel nostro paese, pensato solo sulle grandi opere. Io invece lo farei, come dire, per ogni singolo impianto, ma non per allungare i tempi, ma perché c'è bisogno di fare, ad esempio, tanti impianti a servizio dell'economia circolare, e questo va fatto sempre con un processo di dialogo e di confronto con il territorio. Penso al tema dei referendum, le leggi di iniziative popolari, è ovvio che sono strumenti diversi, ma se si è pensato nell'applicazione in Italia a un incrocio, un intreccio o comunque un confronto tra questi vari strumenti della democrazia diretta. Grazie. Non ci sono altre richieste di intervento da parte della Commissione, quindi ricedo la parola. Se può, poi magari il dottor Mineo ci può mandare poi anche per iscritto eventualmente le specifiche, quindi non ha l'obbligo di essere in questo momento completamente esaustivo, però immagino avrete una documentazione rispetto alla proposta, visto che c'è già una proposta di legge e anche la petizione, per rispondere a quello che chiedeva la vicepresidente Moroni. Prego. Grazie, in effetti parto subito dalla risposta. Che valore hanno le deliberazioni dell'Assemblea dei cittadini? Nella nostra proposta di legge chiediamo che abbiano valore di raccomandazione, quindi, come è noto, la raccomandazione non è vincolante, e questo perché la Costituzione vigente rendere immediatamente vincolanti le deliberazioni di un istituto di democrazia nuovo non sarebbe possibile, ma quantomeno la raccomandazione prevede anche l'obbligo di motivazione da parte dell'istituzione nel caso in cui venga respinta quella che è la richiesta dell'Assemblea dei cittadini. Quindi in ogni caso, in questo caso il Parlamento è tenuto a motivare le ragioni per cui accetta in toto le proposte dell'Assemblea dei cittadini, le rigetta in parte o le rigetta in toto. E chiediamo poi, è vero che ci sia un incrocio in qualche modo con altri strumenti, tanto che nella proposta di legge proponiamo che possano essere anche le firme di 50.000 firme di 50.000 cittadini a convocare un'assemblea dei cittadini, a richiederla quantomeno, quindi un incrocio con l'Istituto dell'Iniziativa Popolare. In alcuni paesi è stato incrociato anche con l'Istituto del Referendum, per esempio in Irlanda. È stata la deliberazione sull'aborto che ha portato poi al referendum sull'aborto che lo ha legalizzato nel 2018. Questo, diciamo, è anche altri casi internazionali di cui vi daremo documentazione, dimostrano che questo incrocio di cui si parlava è possibile. In particolare rispetto al dibattito pubblico, diciamo che in molti casi l'Assemblea dei cittadini si presenta come un'alternativa
del dibattito pubblico perché è fondata proprio su un principio diverso, mentre nel dibattito pubblico, ed è uno dei motivi per cui è stato spesso contestato, si partecipa su base volontaria e quindi è molto facile, è più facile che ci siano cittadini che spontaneamente sono contro o che siano spontaneamente a favore a priori e quindi si basi su una dinamica di fazione. Nell'Assemblea dei cittadini il meccanismo dell'estrazione a sorte garantisce un pubblico più bilanciato, quindi ci sono anche in alcuni casi di grandi opere, Assemblee dei cittadini che sono state proposte in alternativa al modello del dibattito pubblico, però siamo attenti a tutte le dinamiche con i professori Soggiu, Levanski, studiamo tutti i metodi di democrazia deliberativa e quindi saremo attenti anche a possibili sinergie col modello del dibattito pubblico, su questo siamo disponibili anche a una collaborazione. Bene, grazie. Ha chiesto di intervenire la deputata, l'onorevole Chagas. Sì, grazie Presidente. Ringrazio anche gli intervenuti per le sollecitazioni che ci hanno dato. E volevo fare una domanda, cioè volevo chiedere chi è che governa questo processo, cioè chi attiva l'assemblea, chi si occupa del meccanismo dell'estrazione a sorte, chi sceglie con quale criterio gli esperti che devono poi formare i cittadini che, essendo stati estratti a sorte, hanno necessità, evidentemente di essere formati su quel determinato tema in modo anche da sgombrare il campo da eventuali, diciamo, pareri costruiti in precedenza. Insomma, chi governa tutto questo processo e questa procedura negli esempi che ci avete indicato e nella vostra proposta? Grazie. La Ricedo la parola Presidente, a Mineo, prego. risponderei io al posto di Mineo, se è un problema. No, prego, prego. Prego, Okay, prego, grazie per la Berti. domanda. No, no, scusa, Nannoni. Sono Nannoni, Prego, ma va bene, prego, prego, prego. non c'è problema. Grazie per la domanda. Non so se riuscirò a essere esaustivo adesso nella risposta, ma ovviamente poi anche nella documentazione forniremo, diciamo, daremo ampio spazio sia a quelli che sono gli esempi e le pratiche internazionali, sia a quella che è stata un po' la nostra, appunto, rielaborazione personale. Abbiamo cercato di creare un modello che ricalchi appunto quelle che sono le pratiche internazionali. In particolare, prevedendo che l'Assemblea possa essere proposta o direttamente dalle istituzioni, quindi dal governo o su richiesta del Parlamento, oppure attraverso una richiesta che venga, per così dire, dal basso, quindi dalla cittadinanza, con raccolta firme, abbiamo previsto che, diciamo, a governare la nascente assemblea siano, in un caso e nell'altro, due modelli, due processi diversi. Nel caso in cui, diciamo, il processo sia tutto interno alle istituzioni, abbiamo indicato nel CNEL, diciamo, l'istituzione che potrebbe guidare questa assemblea. E questo perché è esattamente ciò che è successo, ad esempio, dai nostri cugini francesi, quindi in Francia, con la Convention citoyenne pour le climat voluta da Macron nel 2019-2020, dove appunto effettivamente il processo è stato affidato a quello che è il corrispettivo nostro del CNEL, il CESE francese. Nel caso in cui invece l'assemblea venga richiesta dalla cittadinanza e venga fatta appunto esplicita richiesta alle istituzioni, al Parlamento e al Governo, si è pensato di far sì che a governare in qualche modo il processo possa sia un organo composto da esperti di processi partecipativi e deliberativi, quindi sostanzialmente accademici, nominati in parte per metà dai comitati cittadini che hanno presentato la richiesta e in parte dalle istituzioni, in particolare nelle persone dei presidenti di Camera e Senato, andando a prendere, diciamo, appunto, i rappresentanti più alti, per così dire. È evidente che la scelta degli esperti
che intervengono in assemblea sulle tematiche oggetto dell'assemblea sia un momento molto delicato, che peraltro non è sempre uguale anche nelle varie esperienze internazionali. L'obiettivo è sempre quello di fornire un quadro quanto più esaustivo e bilanciato possibile delle posizioni in campo. E quindi anche qui spesso si ricorre a diciamo, la nomina, la designazione o la proposta di esperti che siano sia accademici, ma anche persone diciamo, che lavorano ad esempio in settori, in aziende, imprese o in realtà attinenti al tema dell'assemblea, che vengano appunto proposte dalle parti e quindi sia da chi gestisce il processo, sia dai cittadini stessi membri dell'assemblea, talora in alcune esperienze internazionali anche dagli stakeholder, quindi dai gruppi di interesse, purché appunto siano nominati da tutti i gruppi di interesse coinvolti, di modo appunto da mantenere questo bilanciamento di cui parlavo prima. Grazie. Grazie. Noi adesso vi lasciamo, scusate, ma abbiamo appunto un calendario che insomma, per il seguito dei lavori della nostra commissione. Anzi, abbiamo in attesa le persone ancora. Grazie però del vostro contributo e sicuramente ci riaggiorneremo in ordine a tutto quanto ci siamo detti per vedere, diciamo, nel frattempo vediamo quello che accadrà all'incardinamento della vostra proposta al Senato. Compatibilmente con questo, noi appunto andremo avanti con quelle iniziative cui facevamo cenno poco fa io e la vicepresidente Muroni, e quindi sicuramente rimarremo in contatto e in legame. Grazie, arrivederci, buona giornata a voi. Grazie. Grazie ancora, buona giornata.